Dottor Roberto Petrella, medico ginecologo, che da circa un anno ho inaugurato questo centro diagnostico d'immagine. Spero di avere l'autorizzazione per la tomosintesi, che è una mammografia tridimensionale, dove ci permette oggigiorno di fare lo studio del seno, il seno denso, a partire dall'età di 25 anni. Sta sostituendo nel tempo la mammografia. Insieme a questa apparecchiatura che si chiama tomosintesi, mammografia tridimensionale, dove il seno viene visto a 360 gradi, cioè fa la diagnosi, si vedono le lesioni di millimetri. Insieme a questo ecografo eccezionale, doveroso dire che ce l'ho solo io in tutta la regione Abruzzo, costa oltre 100.000 euro, dove ci permette di vedere in diretta se una donna ha le microcalcificazioni benigne o maligne. Dipende sempre dall'operatore, ci vuole esperienza, quindi il seno va fatto nelle varie sezioni, radiali, trasversali, longitudinali, intercostali, ascellari, seduto, latero-laterale, in piedi, insomma ci sono delle tecniche da effettuare l'indagine ecografica e si vede subito, come potete vedere dall'immagine, se ci sono le microcalcificazioni si rilevano immediatamente. E che cosa fa poi quest'altro apparecchio? Questo apparecchio, di fronte a un nodulo, i noduli cosiddetti fibroadenomi, rileva l'elastosonografia, la densità del nodulo. È chiaro, anche qui dipende dall'operatore, dipende dall'esperienza. E nel mentre si fa questa ecografia devi avere, mentre guardi il monitor e con la mano che controlli il seno, devi vedere quest'immagine ecografica del nodulo. Se è sospettoso, se il nodulo è, diciamo, va verso la malignità, si rilevano delle colorazioni e contemporaneamente della vascolarizzazione. La vascolarizzazione a volte periferica, a volte centrale, a volte sporadica. Insomma, questo apparecchio da subito io lo consiglio di fare a tutte le ragazze che hanno 25 anni, perché il tumore al seno sta aumentando da 25 a 44 anni nella misura del 28,6%. Ci sono tanti fattori predisponenti al tumore al seno, per cui la mammografia che viene fatta all'età di 50 anni non è preventiva, è diagnostica, cioè uno mi vede se c'è il nodulo oppure no, punto e basta. Un'altra notizia importante che è doveroso dire: tutte quelle formazioni nodulari, cosiddetti ipoecogene, ipoanecogene, isoecogene, che hanno le caratteristiche di benignità, quando voi vedete alla diagnosi fibroadenoma non è corretto, anche se poi è un fibroadenoma, però ecograficamente non può essere descritto come fibroadenoma, perché la parola fibroadenoma è un risultato istologico. Quindi se mi fai la diagnosi di fibroadenoma mi devi dire se è canalicolare, intracanalicolare e compagnia bella. Quindi non è corretto dire questo. Perché? Perché poi la paziente che cosa fa? Va a vedere su internet, dice fibroadenoma, tumore benigno, quindi io sto a posto. Non è così, perché poi questi noduli possono diventare tumorali pericolosi. Conosco qualche caso che purtroppo adesso la paziente non c'è più. Per cui attenzione donne quando vi dicono fibroadenoma. Io consiglio di farlo questa ecografia, che poi non è costosissima, il costo è come la struttura pubblica, uguale alla struttura pubblica, che è 1 o 2 euro in più. Vengono rilasciati in tempo reale delle risposte eccezionali, come viene fatta, il commento, la descrizione del seno, dalla cute, dal tessuto adiposo, dalle creste di Duré, fino ad arrivare al muscolo grande pettorale. Insomma, si ha, non dico la certezza al 100%, ma abbastanza, il 90% già si può diagnosticare le varie patologie del seno. Io vi ringrazio, vi farò vedere adesso l'immagine
di un seno che ha una patologia benigna, non ha le microcalcificazioni, dove sempre con questo apparecchio si fa lo studio dei dotti, le cosiddette ectasie duttali, che va fatto in posizione radiale, quindi è una cosa molto importante, molto seria, però bisogna saper usare l'ecografo. Io vi ringrazio, spero di non avervi annoiato, ma di aver stimolato il vostro interesse verso questo studio preventivo del tumore al seno. Voi pensate che il tumore al seno, uno studio sempre che proviene dallo IEO di Milano, quindi un centro oncologico del famoso Veronesi, dove in base alla moltiplicazione cellulare, per arrivare alla grandezza all'incirca di un centimetro, quindi un centimetro è grosso, ci vogliono 6-7 anni. Per cui oggigiorno con questo ecografo e con la tomosintesi si fa quasi la diagnosi, la certezza del 99% della patologia al seno, quindi c'è la possibilità di salvare, non dico tutte, ma quasi tutte le donne. Bisogna saper usare sia l'uno che l'altro. Vi ringrazio e arrivederci. L'altra novità di questa indagine ecografica. Questo a sinistra, voi vedete che ci sono dei colori rossi, azzurro, verde. Io vado a vedere il nodulo che c'era, eccolo qua. A destra vedete il nodulo. Qui c'è lo stesso nodulo. Io devo, è chiaro, dipende dall'esperienza, dipende dalla densità del nodulo e dipende naturalmente dall'operatore. Quando la vascolarizzazione, la colorazione non è rossa ma è verde, quindi qui c'è sempre
riflesso questo. Qui c'è sempre il nodulo a destra e a sinistra vuol dire che è una patologia benigna. Che cosa fa questo? In base alla compressione, in base alla durezza del nodulo, più il nodulo è duro e più rileva la patologia sospettosa. È chiaro, occorre sempre la diagnosi istologica, però tra questo qua e con la microcur già sì, è una diagnostica eccezionale. Voi vedete il nodulo a destra, questa nero, e qui che compare tutto verde, vuol dire che è una patologia benigna, per cui si evitano inutili interventi chirurgici, biopsie inutili e così via. Quindi anche qui noi misuriamo questo, è il nodulo, vede qui, devono comparire delle strisce qui come da un grafico. Si vede dappertutto, se oltre a quella formazione nodulare ce n'è un'altra. Quindi lo faccio nelle varie sezioni, sempre radiali, questa è la posizione radiale, però avendo sempre in mente l'anatomia del seno, sono le varie creste di Duree, che sono patologie, non si rilevano segni sospettosi. In questa posizione io non lo vedo, lo vedo solo il nodulino, eccolo qua, e compare. Quindi dalla colorazione, adesso io mi soffermo, c'è una piccola vascolarizzazione mano a mano che io muovo la sonda, però è fisiologica. Però un segno importantissimo di qualsiasi patologia è quando questa quando la grandezza longitudinale più grande di quella anteposteriore è una patologia benigna. Poi nei dubbi si fa mettere la paziente in posizione seduta, mettersi seduta, le mani appoggiate dietro, quindi se c'è la formazione nodulare io la devo vedere anche in questa posizione. Eccolo qua, compare, lo vedete quella a destra e a sinistra, è sempre verde, vuol dire che è una patologia benigna. Vedo sempre in posizione radiale perché la maggior parte, dicevo che i tumori sono duttali dentro i dotti, in pratica questa paziente ha una patologia benigna e in base alle caratteristiche, all'anamnesi, alla storia clinica, necessita dei controlli. Il controllo non va fatto ogni anno, ogni due anni, va fatto a seconda delle caratteristiche anamnestiche e a seconda ciò che si vede. Perché il tumore al seno non è che nasce dopo un anno o due anni, non si sa, perché soprattutto quando ci sono dei fattori predisponenti, i primi tempi bisogna controllarlo spesso per vedere se si ingrandisce, se presentano segni caratteristici. Quindi questa signora ha una piccola formazione della grandezza ovalare ipoecogena con caratteristiche di semeiotica e semantica ecografica di benignità. Quindi ricapitolando, si vedono le microcalcificazioni in diretta, quindi bisogna saperle interpretare, e in diretta tu fai lo studio della densità del seno, elastosonografia. È chiaro, ci vuole esperienza, mentre si fa l'ecografia bisogna avere in testa l'anatomia del seno e come muovo la sonda devo pensare immediatamente, quindi che cos'è, che non è, eccetera. Per cui si evitano biopsie inutili, interventi inutili e compagnia bella.